Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio, da tutti noi di Radio Speranza. Ben trovato al nostro ospite collegato al telefono con noi, Carlo Frascari dello SNALS Abruzzo. SNALS è un sindacato che si occupa proprio della scuola. Frascari, potremmo intitolare con un po' di ironia questa intervista Benvenuti nel favoloso mondo della scuola, perché davvero le ultime notizie, insomma, che voi avete diffuso, insomma, una nota stampa molto, molto critica. Per quale motivo? Sono d'accordo nel titolo, insomma. Allora, diciamo che fondamentalmente questa è una vicenda che somiglia a molte altre vicende italiane, ahimè, dove si prendono le decisioni, ma bisogna pur vedere quando si fa questo, la loro applicabilità, la tempistica nell'applicazione e l'organizzazione. Ora, la vicenda del Green Pass, che non è nuova, però nemmeno era prevista per la scuola fino al 6 agosto, data nella quale è stato pubblicato dal Gazzetta Ufficiale il dispositivo governativo. Quindi il decreto è stato pubblicato e sviluppa quindi la sua diciamo, efficacia 25 giorni prima della riapertura dell'anno scolastico, non tra le lezioni, perché il problema è che il decreto è vigente il 1 settembre nella sua forma, diciamo, in tutte le sue forme, quindi da dopodomani. Ora noi diciamo, considerata la complessità del mondo della scuola che occupa oltre 1.300.000 persone, applicare questo in una situazione, diciamo, anche di Ferragosto, uno può dire, vabbè, ma che c'entra Ferragosto? Comunque, in ogni caso, tutti noi sappiamo che magari c'è più distrazione, meno attenzione alle questioni, insomma, una serie di questioni. E le scuole, tra l'altro, sono anche parzialmente ridotte come funzionalità per le ferie al personale, no? Insomma, sono cose che, voglio dire, conoscevano bene queste cose gli interessati, cioè il governo e soprattutto il ministero. Allora, alla data di oggi non c'è ancora la certezza di come debbano essere fatti i controlli. Addirittura il decreto lo dice in realtà. Cioè la responsabilità è messa sulle spalle dei dirigenti scolastici, come se non avessero tante altre responsabilità, ma non indica la strada, quindi si suppone ad oggi, viste tutte le interpretazioni successive che ci sono state, che il dirigente scolastico debba organizzare un controllo quotidiano dei Green Pass, quotidiano. Ora lei capirà benissimo che se in un istituto di medie e grandi dimensioni, come ce ne sono tante adesso in Italia, e parliamo di unità di personale che vanno dalle 100 alle 200 persone, in qualche istituto supera pure le 200 persone al giorno, quindi, diciamo di personale. Quindi ogni giorno bisogna fare dai 120 ai 150, se non 200 controlli. E questo è di una complessità e farraginosità enorme, poi a parte i dubbi giuridici che lasciamo correre. Allora tutto questo bisognava prevederlo in anticipo, ma questo anticipo non ci poteva essere proprio per la immediatezza dell'applicazione del decreto. Quindi noi diciamo, ma era così complesso stabilire una data di valenza dal 1 ottobre, tenendo conto che fra l'altro la maggior parte delle scuole in Italia partono praticamente dopo il 13, dal 13 in poi. Quindi si trattava per una decina di giorni di tenere la situazione attuale, perché abbiamo vissuto con questa situazione per un anno e mezzo, quindi non è che 15 giorni cambiasse molto, ma nel frattempo era possibile organizzare in maniera, diciamo, più corretta. Qui invece si ha l'impressione di andare alla giornata. Questo è il problema, capisci? Il problema è questa. E dico l'ultima. È stato annunciato qualche giorno fa una conferenza di servizio nazionale a favore dei dirigenti scolastici per avere le indicazioni ultime, diciamo, da parte del Ministero. La conferenza di servizio è stata annunciata per domani, però annunciata, ma non è pervenuta alla data di oggi, a mezz'ora fa, ho sentito un dirigente, non è pervenuta alcuna convocazione. Quindi alle Ciò 11 vuol di dire stamattina ancora stiamo non. ancora in attesa che avvenga questa convocazione. Lei mi potrà dire, vabbè, ma è una convocazione online? Sì, però diciamo almeno 24 ore prima, che dice, bisognava darla questa cosa, insomma, no, e stanno tutti in attesa di questa benedetta convocazione. Quindi,
è anche un altro tassello, voglio dire, in questo discorso che stiamo facendo, ma non è che questo sia la cosa più eclatante, ma è un altro tassello della difficoltà organizzativa dovuta purtroppo a questa velocità d'azione del decreto. La domanda che io ho posto in un comunicato che ho fatto, il ministro si è presentato in conferenza stampa quel giorno per dire che il Consiglio dei Ministri ha approvato praticamente all'unanimità questo decreto, quindi diciamo convertire, ma nessuno di loro aveva sollevato queste problematiche applicative, ma in fondo chi doveva sollevarle queste difficoltà? Doveva sollevarle il capo del Dicastero, cioè il ministro, non altri, era lui che stava là, ma non ne ha fatto alcun cenno, perché diceva adesso daremo le disposizioni che si stanno ancora aspettando. Adesso è uscito, diciamo, l'ipotesi, ottima, che i controlli si potranno fare incrociando i dati e quindi con una piattaforma informatica che però si sta predisponendo. Che quindi non c'è ancora? No, si dice che probabilmente sarà pronta fra una decina di giorni. Ma lei capisce di cosa stiamo parlando. Cioè fra 10 giorni intanto le scuole hanno dovuto comunque organizzarsi, si stanno organizzando, sono già organizzate per chiedere il Green Pass giorno per giorno, che devono fare? Ecco, questo è il quadro della situazione. Cosa emerge da tutto questo? Tra l'altro ricordiamo che insomma il personale già frequenta le scuole, perché la riapertura del 20 alcuni sarà sì, per gli studenti. Alcuni sì. Alcuni con qualche parte, ma dal 1° settembre tutti frequentano più o meno le scuole. Ma non tutti al 100%, però ci sono le operazioni, per esempio, delle cosiddetti esami di riparazione, si chiamano più così, insomma, le verifiche per coloro che hanno avuto la sospensione del giudizio. Però questo, diciamo, era anche questo a conoscenza del Ministero, o no? Perché a questo punto mi devo porre il problema se quando si fanno queste disposizioni per un idermo immenso che è la scuola, 1.300.000 persone solo come dipendenti, ma io dico con tutta la macchina organizzativa che sta a livello centrale, con decine di persone, di funzionari, direttori generali, capi dipartimento, ministri e quant'altro, sottosegretari, e sfugge il motivo per cui non si pone in atto, diciamo, un interrogativo. Bastava chiamare un dirigente scolastico e dire: senti, ma secondo te sta cosa può funzionare così? Dico una stupidaggine, non lo so. Ma magari però forse chiedere a qualcuno che tutti i giorni vive i problemi della scuola, ma sarebbe stato più logico. Sì. Senta, dal vostro osservatorio, dal vostro punto di vista, qual è la situazione, diciamo, per quanto riguarda la presenza dei docenti nelle aule al momento della riapertura? Cioè, in particolare i docenti di sostegno, ci saranno per tutti o ci sarà il solito problema? Cioè, che mancano? Allora, quest'anno la procedura, questa volta insomma bisogna dire le cose come sono, è stata più veloce, quindi probabilmente, non dico al 100%, ma un buon 70-80% ci sarà. Il problema è che ci sono ancora dei posti poi che dovranno essere assegnati direttamente al dirigente scolastico probabilmente, e quindi si potrà ritardare, ma credo che il ritardo quest'anno sarà di molto inferiore a quelli degli anni precedenti sotto questo aspetto, perché poi c'è la solita questione per il sostegno, purtroppo, che mancano gli specializzati. Cioè noi abbiamo in Italia un problema gravissimo, cioè noi abbiamo decine di migliaia di posti di sostegno che non possono essere coperti da personale specializzato. Perché? Perché i corsi di specializzazione, che adesso si chiamano TFA, e che devono essere fatti insomma attraverso delle frequenze giustamente, no? Dall'università, si fanno con un numero molto più ridotto rispetto a quelli che sono le necessità da anni. Adesso c'è un piano che prevede un incremento di questi posti, ma comunque sono altamente insufficienti. Questo forse è il problema più grave del fatto che alla fine si trova chi farà il sostegno, ma di questi io credo che un buon 20% saranno persone, docenti non specializzati, quindi normali, ecco, come devo dire, che non hanno percorso, diciamo, le tappe per una specializzazione, quindi un approfondimento delle problematiche dell'inclusione, che è una cosa molto complessa, tra l'altro. Il problema vero è questo, in questo momento. Sì. E poi ci sono i concorsi che devono ancora essere fatti, insomma. Sì, infatti, alcuni stanno in fase, gli altri si attende che ci siano le disposizioni, i bandi,
però anche lì le fasi, diciamo, non sono brevi. Cioè, un concorso in Italia, adesso speriamo di no, ma un concorso in Italia minimo dura 2 anni. Adesso con le procedure che hanno previste, insomma, saranno più veloci, però intanto i bandi si devono fare, perché altrimenti comunque io penso che 1 anno più o meno, 10 mesi, insomma, comunque siano necessari per svilupparle. Quindi questa questione dei concorsi, si prevede un miglioramento della situazione. Adesso l'annuncio, per esempio, che i concorsi faranno al massimo ogni anno, è un bel annuncio. Voglio sperare che sia così, perché la questione vera è che in Italia negli ultimi anni i concorsi sono fatti ogni 3 o 4 anni, se è andata bene, e quindi il problema è stato proprio questo. E poi soprattutto le procedure farraginose hanno reso, diciamo, le lungaggini, perché una persona che fa un concorso, fa la domanda, non lo so, gennaio 2021, non può aspettare fino a settembre del 2023. Insomma, cioè, è una cosa che poi, fra l'altro, aspetta non lui, ma aspetta la scuola, che ci siano persone, capito, qualificate e stabilizzate, perché sennò il balletto dei precari continuerà se non si sviluppa questa procedura veloce dei concorsi, che noi speriamo adesso, ma vediamo. Certo, diciamo, non si può pretendere poi che sia al 100%, ma sarebbe già molto se stessimo all'85-90%, Eh sì, e allora davvero speriamo, insomma, che questi problemi, come dire, trovino almeno una procedura per essere esatto, affrontati. E sì. Noi Frascari continueremo a tenere i riflettori accesi sul mondo della scuola. È molto perché importante che la comunicazione dia una mano anche a queste cose. Sì, sono d'accordo che il mondo della comunicazione deve dare attenzione a queste cose, che poi sa la politica di riflesso agisce di solito. Se non in una certa direzione, comunque si sente pungolata, no? Certo. Quindi è molto importante il vostro ruolo, sono d'accordo. La scuola è prioritaria. Grazie davvero, Frascari, sì. E a presto. Prego, a presto, arrivederci.